Salve ragazzi, io sono Painmaster e siamo di nuovo su Dead by Daylight perché grazie all'evento di Halloween, in cui praticamente c'erano i doppi punti, sono riuscito a portare a livello massimo la Huntress. E all'ultimo livello, nella Bloodweb, ho trovato questo offering, la scheggia fumante, che è un offering che praticamente mi permette di utilizzare per una sola partita Freddy Krueger, il nuovo DLC che è uscito recentemente, che tutto sommato mi garba perché non è il Freddy Krueger originale. Hanno inserito nel gioco il Freddy Krueger del remake del 2010, che è adatto a questo gioco perché è diverso dal Freddy Krueger originale, perché questo Freddy Krueger non faceva né battutine né uccisioni ambientali, semplicemente usava spesso il guanto, quindi aveva l'attitudine giusta per essere inserito in questo gioco. E il suo stile principale di uccisione ha permesso anche l'inclusione del memento mori giusto. In più, come potete vedere dal suo bio, la sua storia praticamente continua la trama del film. Quindi praticamente la sua inclusione è la cosa che più si avvicina ad un sequel del film, dato che uno ufficiale non ci sarà mai perché è piaciuto a pochissimi. E il bello è che la sua inclusione è giustificata. È il primo personaggio di terze parti che sono riusciti a giustificare e ad integrare bene. Lui e Quentin sono praticamente quasi canonici. In più è da diverso tempo che ho curiosità di provare il suo potere. Io di Freddy Krueger non ho ancora visto un gameplay, ci ho solo giocato contro. Non ho ancora visto l'altro lato della medaglia, non ho ancora avuto modo di sbirciare un po' com'è il suo gameplay. Alcuni dicono che è OP, alcuni dicono invece che è scarso. Direi che è arrivata l'ora di scoprire la verità, quindi è il momento di provarlo. Ah, viene detto, si gira l'offering, quindi sanno che sto utilizzando quest'offering per usare Freddy? O lo vedo solo io? Perché se lo vedono anche i sopravvissuti sanno già esattamente contro che killer sono. Partono già con un micro vantaggio. Però se non si girasse penserebbero tutti: oh mio Dio, sta utilizzando il memento mori. Ed eccomi qui, sto finalmente utilizzando Freddy Krueger. Fantastico. Mi piace un sacco la visuale che mostra il suo guanto. Spero di non fare una figuraccia immensa perché è il mio unico tentativo. Non potrò riprovarci. Ah, sento già un generatore, interessante. Qualcuno ci sta già provando. E tu finisci dritto dritto nel sogno. Fantastica! Quell'animazione. Ah, mi sono lasciato fregare da questo pallet, perché stavo guardando l'animazione di quando l'ho spedito nel mondo dei sogni. Aveva tipo delle facce urlanti nella mano. Però in questo modo l'ho persa, no? È ancora qui. Dai, puoi provare a scappare, ma non ti puoi nascondere da me. Vi do un consiglio, una cosa che a volte faccio anch'io ed è un errore. Mai oltrepassare la finestra quando il killer è sulle tue tracce, perché può colpirti mentre stai saltando. Non è che sei al sicuro. A volte riesci a colpire anche se tu ad esempio sei qui e il sopravvissuto è appena dall'altra parte, quindi le finestre sono meno sicure dei pallet. Oltrepassatele se siete inseguiti, solo se il killer è lontano o se è l'unica scelta che potete fare. Mi piace il mondo dei sogni, come è stato filtrato. Adesso tu vai e ti addormenti. Dove sei finito? Ah, eccoti qua. Sì, ti stai addormentando, bene. Hai piegato la testa. Dicevo, mi piace il filtro che hanno usato per rappresentare il mondo dei sogni nelle mappe. È inutile che scappi, Dwight. No. Niente pallet per te. No, maledizione, ce l'ha fatta a fregarmi. Cosa vuoi fare? Vuoi accecare Freddy Krueger con una torcia? Non ti salverà. Oh mio Dio, sta facendo un infinite.
Ci sta provando. Meglio che sto coso lo rompo perché mi sta già iniziando a dar fastidio. Lo sapevo che mi accecava, ma non è un problema. Almeno si fa quei due punti in più. Sì, ovviamente, siccome sono a un rank decisamente basso per la mia esperienza. Oh mio Dio, lo sto vedendo tipo Wallach. È fortissimo. Cioè, Freddy può wallaccare. Vedo attraverso i muri. No, beh, se viene curato, no. No, maledetto, è vero, non posso interagire mentre viene curato. E allora tu finisci nel sogno. Hai piegato la testa o no? Quanto ti ci vuole? Addormentati. Comunque dicevo, siccome non sto giocando con gente esperta, ci andrò leggero, non è che adesso mi metto... Ah, hai fatto un erroraccio. Non è che adesso giocherò estremamente aggressivo. Ah, questo ha fatto una mossa decente. Questo è stato intelligente perché durante l'animazione mentre sollevo una persona non posso muovere la testa e quindi mi può accecare. Però tanto ho il Wallach, cioè è fortissimo Freddy. Se mi avvicino troppo no, però se lui si allontana vedo dove sta scappando. È inutile che fuggi. È praticamente inutile che fuggi da Freddy. È troppo OP questa cosa. Ho già sentito che hanno intenzione settimana prossima di riworkare un po' i suoi poteri. E infatti è pieno di gente nei forum di Dead by Daylight, nelle discussioni di Steam, che è arrabbiatissima perché, oh mio Dio, il mio killer OP, lo state nerfando, non mi posso più divertire così. Ma perché la community di Dead by Daylight che sia marcia si sa già da tanto tempo. Ora mi allontano così gli permetto anche di salvarlo nel caso. Anche se tanto non posso interagire con chi lo salva, quindi finché non lo addormento ha la vita facile. Però adesso stai per addormentarti, bello mio. Gli manca un gen solo, ma a questo punto qualcuno lo lascio anche scappare, perché se lo meritano per come stanno giocando. Un paio di volte si sono salvati. Ah, guarda, c'è questa Zoe che tutta la partita non l'avevo ancora mai vista. Quindi ha giocato decisamente molto stealth. Non so se questo la salverà, anche se probabilmente siccome non l'ho mai vista ha fatto tutti i generatori lei. E quindi si meriterebbe anche di salvarsi. Beh, io ti appendo, poi sta tutto ai tuoi compagni di squadra. Se sono egoisti, li ammazzo tutti. Perché dovrebbero giocare di squadra e quindi o si salvano tutti o non si salva nessuno. È così che di solito gioco. Tu hai ancora l'occasione di salvarla. Ancora non sei addormentato. Dove scappi? Adesso sei addormentato. Vieni qui, Dwight. Sei tu la mia vittima adesso. Siamo capitati in una brutta mappa, però. Maledizione. Ah, cavolo! Ha fatto uno sprint, un dead hard. Però non è bastato perché non lo stavo per colpire in quel momento. Si è fatto prendere dal panico e l'ha usato nel momento sbagliato. Dai, potete anche aprirli i cancelli d'uscita, tanto non ho alcun perk per impedirvelo. E anche se fosse, cioè, una volta che i cancelli sono aperti. O che resta solo uno e che sta cercando la botola, per me la partita è finita. Non è che mi metto ad uccidere quello che sta un passo dalla vittoria. Mi sembra la cosa più infame da fare. Che so che molte persone non saranno d'accordo con me, con il mio stile di gioco. Però, dal mio punto di vista, cercare la kill a tutti i costi è proprio da frustrati. Ci si può divertire tutti anche senza dover rovinare la partita agli altri.
Ah, non stava già dormendo. Maledizione. Vabbè, allora addormento anche te. Nel dubbio, ti stai mettendo un po' troppo in mezzo. Questo crede di fregarmi. Ah, ci è riuscito. Cavolo. Non me l'aspettavo. Ma basta, ma affrontami davvero uomo. Vieni qui. No, ora l'ha usato bene. Ora l'ha usato bene. Complimentoni. Davvero complimenti. Ora tu non dovresti essere morto. Io ti appendo nel basement. Loro hanno qualche secondo per aprire e per salvarti. Vediamo un po' come se la cavano. Tanto quello che sta aprendo l'ho pure visto. Ecco, vedete, lo vedo pure col wall hack. Cioè, è assurda questa cosa. Ciao, sto arrivando. Dai, Dwight, apri quella porta. Non voglio ammazzarti. Bill, addormentati. Perirai sotto i miei colpi. Dai, ah, eccolo. Mi stava già scappando. Ah, cavolo. Sempre meglio rischiare che stare lì a fare giochetti mentali. Spesso e volentieri rischiando riesco a colpirli comunque. Non è questo il caso. Prima o poi ci riuscirò. Tanto ti prendo. Ha delle animazioni strane quando rompe i pallet e scavalca le finestre. Preso in pieno, Bill. Ci hai provato, ma non è stato abbastanza. Guardateli che ci provano ad accecarmi. Tanto adesso, appena lo sgancio si sveglia, lo potete salvare e scappare perché la porta è aperta. Ah no, era l'ultima volta. Ah, cavolo. Cavolo, non lo volevo ammazzare davanti alla porta, mi spiace. Ah, Dwight voleva solo farmi questo, ok. Adesso puoi anche andartene. Vattene. Ah, ci teneva proprio a sbeffeggiarmi. Gli altri due che stanno facendo invece? L'hanno aperta l'altra porta? Sì, è aperta. Allora saranno lì a tibeggare come al solito. Esatto. Ah, bene, si sono addormentati. Vai, vai via. Devo dire che è davvero divertente. È divertente come killer. È OP il fatto che lui possa vedere con il wallhack. Cioè, ci sono troppe cose che garantiscono il wallhack ai killer in questo gioco. Ma è un argomento così ampio che bisognerebbe proprio parlarne in un video a parte. Però ci sta che subisca qualche piccolo nerf. Cioè, alla fine, da quel che si è parlato. Settimana prossima o nei prossimi giorni comunque, quello che verrà fatto a Freddy non è che è un nerf che praticamente non ti permette più di giocarlo, roba che proprio bisogna andare a chiedere il rimborso. No, semplicemente stanno cercando di ribilanciarlo. Anche il suo modo di camminare alla fine della partita non è niente male. Anche se trasla un pochettino, però è animato in maniera minacciosa. Non è una camminata ridicola come quella di altri killer. Beh, mi sono divertito, è forse uno dei killer più validi di questo gioco, se si gioca dalla parte dei killer per divertirsi e non solo per fare rank alti e per fare punti. Perché è proprio bella l'idea di poterli trascinare nel mondo dei sogni, i sopravvissuti. Non mi aspettavo, sinceramente, non mi aspettavo
che fossero in grado di implementarlo all'interno del gioco, il suo potere. Pensavo che avrebbero fatto qualche vaccata, invece sono riusciti a renderlo discretamente. C'è ancora il piccolo problema che i sopravvissuti non capiscono chi è che ha addormentato e chi no, ma hanno già detto che sistemeranno anche questo, quindi staremo a vedere nei prossimi giorni. E direi che per questo video può anche essere tutto. Ditemi voi cosa ne pensate di questo Freddy Krueger. E ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo!